Presidenti, onorevoli colleghi, mi rivolgo a lei, Presidente del Consiglio, anche se non le nascondo che non so a chi sto parlando, perché vede, non capisco se oggi sto parlando all'orgoglioso sovranista o al fiero antisovranista. Sto parlando oggi all'amico degli Stati Uniti o sto parlando forse all'amico della Cina? Sto parlando a colui che approvava i decreti sicurezza per smantellare l'immigrazione clandestina? O forse, Presidente, sto parlando con chi quei decreti sicurezza li ha sbaraccati a braccetto con chi dell'immigrazione clandestina ci fa business? Non so oggi se sto parlando con quello che annunciava poderosi interventi economici a favore delle imprese, o forse oggi sto parlando a quello che, nonostante la pandemia, sta riempendo gli italiani di cartelle esattoriali? Vede, Presidente, lei per me è uno, nessuno, 100.000. Come la maggioranza, come le sue maggioranze, che lei cambia con la stessa facilità con la quale stamattina ha cambiato la sua famosa pochette, per rimanere incollata a quella poltrona lì dove oggi ancora siede. Lei, Presidente, non ha valori, ma ha soltanto convenienze. Lei non ha a cuore l'interesse degli italiani, ma il suo interesse di non abbandonare, come si dice a casa mia, la cadrega. E se questo è triste, perché è triste in generale, ma diventa letale oggi per la nostra nazione nel pieno di una pandemia. Guardi, ammesso e non concesso che forse lei oggi uscirà da Palazzo Madama, io sono certa, non con la maggioranza assoluta, ma avrà una maggioranza, forse, che sarà una cozzaglia trasformista, con un governo, come ho già detto stamattina, Conte la qualunque, che va bene tutto, per tutte le stagioni. E mi creda, Presidente, nemmeno il suo fido Rocco Casalino riuscirà a spacciare questa maggioranza degna di tal nome. I suoi governi, lo sappiamo, sono nati su accordi di palazzo, di partiti che si erano presentati in campagna elettorale come avversari, con programmi politici contrapposti. E oggi c'è un altro elemento: tutte le rilevazioni fanno capire che la maggioranza degli italiani lei non la rispecchia più, ma che grazie a Dio è in mano saldamente al centrodestra. E oggi non ha nemmeno il sostegno di una maggioranza parlamentare vera, politicamente decorosa e aggiungerei presentabile. Io vorrei soltanto che lei mi rispondesse a una, solo a una domanda, Presidente. Mi farebbe piacere capire che concetto lei ha della democrazia. Che cos'è per lei la democrazia? È quella della Cina, che il suo governo ringraziava calorosamente dopo che ci rivendevano le mascherine che il vostro governo aveva regalato nella prima fase di pandemia? Oppure mi deve dire, o forse deve ascoltare, un altro elemento che secondo noi è agghiacciante, che il governo dovrà rispondere, guardi, non solo economicamente, il suo governo dovrà rispondere anche moralmente. E questo, Presidente, lei è un avvocato educato, è brutto vederla così messaggiare al telefono mentre un rappresentante del Senato della Repubblica parla. Ma capisco che l'educazione non abita più in questo palazzo. Vede, quel dato agghiacciante è rappresentato dal numero 7, il 7%, che è quello che le imprese hanno avuto
dai fantomatici. Vergogna, Presidente, quel 7% che le aziende, lei lo sa, per le chiusure hanno perso 423 miliardi di fatturato e voi ne avete dati 29 miliardi. Vergogna! Altro che costruttori! Non so se voi sarete ricordati della storia, ma una certezza ce l'ho. Sarete ricordati per essere i distruttori di questo sistema paese, di quella straordinaria ossatura delle piccole e delle medie imprese che voi le state ammazzando. Questo è il tema. Ma io capisco che pur di raccattare il voto di qualche poltronaro, che certo è in servizio permanente effettivo, lei ha dichiarato una cosa vergognosa in questo momento, che il suo governo si attiverà per una legge elettorale proporzionale. Ma le ricordo, Presidente, che dovrebbe essere il Parlamento a farlo. Poi che per lei, mi avvio alle conclusioni, Presidente, grazie, che per lei il Parlamento forse è un appendice della sua pagina Facebook. Lei oggi impegna il suo governo con una legge elettorale, con alle spalle un 2020 che ha visto chiudere 300.000 imprese, che ha perso migliaia di posti di lavoro nonostante il blocco dei licenziamenti. Io avrei voluto sentire oggi che lei ci parlasse degli indennizzi degni di questa parola, che ci parlasse dei vaccini. No, lei ci parla di legge elettorale. Lei, Presidente, sta mettendo il palazzo contro il paese reale e di questo dovrà poi rendere conto agli italiani. Ci aveva detto che dovevamo sopportare le chiusure, le serrate, i divieti dell'emergenza sanitaria. Ben risultato la vostra ricetta. Chiudere il paese non è servito a molto. Siamo ultimi nella pandemia economica con un PIL meno 10% e nella pandemia sanitaria col tasso di mortalità più alto d'Europa. Concludo, Presidente. Lei oggi in quest'Aula ha detto una cosa: dobbiamo rinnovare il patto di fiducia tra cittadini e istituzioni, che deve essere reciproco, deve svilupparsi in una relazione biunivoca. Presidente, ha ragione, sono d'accordo con lei. Questo patto si chiama voto. Esca da Palazzo Madama, vada al Quirinale a dimettersi e porti l'Italia al voto. Trovi un sussulto di dignità. Grazie.